di unirvi in matrimonio e riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Giuseppe e Tiziana, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Ovvero sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e ad educarli secondo la legge di Cristo e della Chiesa? Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Stato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non osa separare ciò che Dio unisce. Amen. Che bello. Sciogliete gli anelli. Ah, vagabonda. Vieni qua, sciogliere. Sì. Falla completa. Signore, benedica questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di fedeltà. Siete marito e moglie.